È un sedicenne italiano, il giovane ucciso intorno alle 18.30 di ieri a Pescara, il cui corpo è stato trovato tra le sterpaglie presso il parco pubblico Robert Baden-Powell in via Raffaello. I presunti assassini, due minorenni, secondo quanto trapelato fino ad ora, dopo l'omicidio avrebbero fatto il bagno in mare, lì dove i sommozzatori cercano l'arma del delitto, un coltello a lama seghettata, molto probabilmente un pugnale da sub. Intanto vanno avanti gli accertamenti della squadra mobile della Questura Pescara. Sul posto ieri sera, nel parco Baden-Powell, sono intervenuti anche gli agenti della squadra volante, la polizia scientifica, il 118, il procuratore capo Giuseppe Bellelli ed il medico legale Cristian Dovidio. Secondo quanto si è appreso, i due minorenni fermati a Pescara sono uno il figlio di un avvocato, l'altro figlio di un maresciallo comandante di una stazione locale di un comune della provincia di Pescara. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite per il piccolo spaccio di sostanze stupefacenti qui in città. Intanto, sul luogo del delitto, nel tardo pomeriggio di ieri sono intervenuti il procuratore capo presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Davide Mancini, ed il pubblico ministero minorile di turno, la dottoressa Angela D'Egidio, unitamente alla polizia giudiziaria della Questura di Pescara e al medico legale Cristian Dovidio. Intanto, nella zona c'è forte preoccupazione per la sicurezza dei residenti che quotidianamente frequentano il parco. Valentina, l'episodio di cronaca ha acceso i riflettori su questo parco in un quartiere residenziale al centro di Pescara, ma che zona è? Allora, questo parco non è il massimo, diciamo che se vieni anche durante il giorno spesso trovi qualche persona che beve, qualche barbone, qualche ubriacone, insomma, quindi venire di notte assolutamente no in questa zona. Il problema è che ci sono diversi soggetti che comunque si conoscono, che girano nella zona. Un periodo c'era un ragazzo con i rasta straniero che insomma faceva cose abbastanza preoccupanti. Poi chiaramente qua ci vengono le persone con i cani, ci vengono i ragazzi a giocare a calcio, quindi c'è anche gente per bene assolutamente. È diventata meno tranquilla da quando il parco è cominciato a essere noto a molte più persone. I ragazzini vengono a bighellonare qua al pomeriggio. Li vediamo seduti a fumare, non so cosa fumino, però... Però il parco è recintato e la sera viene chiuso? In teoria sì, in pratica qualche volta è aperto anche alle 11 di sera. È una zona in cui che va dal centro fino qui è sempre stata problematica, perché si verificano parecchi casi di riste, situazioni molto strane, coinvolgimenti di vario genere, di varie razze, di persone.